Ciao ragazze, ciao a tutte e a tutti, nuovo video, checkericcio, come state? Spero bene. Allora, questo è un video per parlare un po' con voi e anche perché ci tengo a parlare un po' con voi. Allora, sono qua di fronte al computer, vi ho appoggiato sopra il mio computer e volevo appunto così fare una piccola conversazione, poi piccola, non direi perché so come andrò a gestirmi, che ogni volta parlo, parlo, parlo e vabbè, niente. Quindi niente, se mi vedete guardare oltre la telecamera è perché sto guardando il PC e nulla. Dunque, che dirvi? Voi come state? Appunto, vi dico così perché volevo sapere se state bene o come state. State trascorrendo delle belle vacanze e cosa? Perché così tanto per sapere. E io niente, sono qua a casa, che sto guardando qua a casa, si sa che sono a casa, vabbè, che parlate, che faccio anche io. No, niente, è solo per dirvi che mi piace molto cianciarrare del niente, però vabbè, si sa che mi piace cianciarrare così, tanto per. Allora, sono qua di fronte a voi che sto guardando video su YouTube, appunto. E nel frattempo sto guardando un video di Sara Trecate, si chiama così. Sara Trecate? Sì, esatto. Ho messo l'audio muto perché non vorrei che facessi copyright con il mio canale, con il mio video, quindi ho chiuso l'audio, cioè l'ho disattivato proprio. Bene ragazze, allora, prima di tutto ci tenevo a dire oggi cos'è? Domenica, sì, domenica. Buona domenica a tutte e a tutti. E nulla, ho pranzato da qualche secondo. Intorno a mezzogiorno barra l'una, anzi a l'una era già pronto il pranzo e alle 2 mi ha preso un bel caffè, anzi l'ho preso tanto per dire perché poi manco l'ho bevuto, vedete a che punto sono e nulla, mi ha preso un succo d'ananas della Santal, che buono, ragazzi miei, molto buono e niente. Ieri sono stata al mare, è stata bellissima l'acqua, anzi non è stata, era bellissima l'acqua, l'isolotto Palau, perché tante volte era Palau Vecchio, invece ieri sono andata all'isolotto, si stava benissimo, non bene di più, ultra bene, aspettate che mi sistemo un po'. Ed eccomi, allora, dunque, ieri ero all'isolotto e sono stata benissimo. Quindi non lo so, mi sta piacendo molto quella spiaggetta lì dell'isolotto. Voi che ne pensate? Siete mai state qui in Sardegna, magari non dico che siete in quella spiaggia, ma per non lo so, Palau Vecchio, l'Asciumara, l'isolotto, ditemi voi, l'isola di Gabbiani, fatemi un po' sapere, o Portomanno, fatemi sapere dove siete state. So che non ve ne può prendere di dirmelo, o non vi frega voi a me di dirmelo, però ditemi voi cosa, che in che spiaggia siete stati, io questi occhiali sono un po', boh, non mi ci vedo tanto a guardare in questi occhiali, vabbè, niente. E nulla ragazze, era solo perché volevo parlare un po' con voi e un breve salutino, che poi questo salutino si sta dilungando un po' troppo, vabbè, niente. Che dire? Oggi me la sono presa comoda perché volevo prendermela comoda e non sono andata al mare perché sennò c'è troppo da stancarsi. Però il mercoledì e sabato vado sempre al mare, sempre quell'ora vado a quell'ora. Quei giorni lì, mercoledì e sabato vado al mare. Gli altri invece me ne sto in giro per Palau, così a passeggiare, a prendere la comoda e niente, quindi così è andata. Alla fine ho dovuto
stoppare perché c'è la mia nonna che mi sta chiedendo che stessi registrando io, per chi stessi registrando e cosa stessi facendo. E ho detto no, niente, tranquilla, no, sto registrando video per YouTube. È entrata per sapere cosa stessi facendo. Niente di che. Non vi preoccupate, ragazze. Mia nonna ci tiene sempre a sapere cosa faccio, perché non perché non so stare su internet, no, non è per quello. Ho 35 anni, però lei vuole sempre sapere cosa. Vabbè, non è che vuole sempre sapere. La incuriosisce sapere cosa combino, cosa combino. Brutto da dire, più che altro vuole essere partecipe di ciò che faccio. È giusto così, mi sembra così. Non per farla stare in ansia, non è per quello, perché anzi, le fa piacere quando faccio i miei video, i miei contenuti. Più che altro è stata anche lei a spingermi a fare queste cose, video su YouTube, video su. Perché prima vedeva a me guardare Clio e le altre. Poi mi ha detto, perché non ti apri un canale YouTube se ti interessa tanto? Anche mio zio, l'altro, lui, mio zio, come il fratello di mia madre, il più piccolo fratello di mia madre, perché anche altri fratelli aveva mia madre, e diceva, lo sai che con YouTube è così e colà, puoi guadagnare, a me di guadagnare, non me ne può fregare nemmeno, però, non ribadisco, non ci tengo a sputtare sul piatto che mangio, nel piatto che mangio, però se l'indomani dovessi guadagnare qualcosa, perché no? E niente, e questo è quanto. Quindi, perché non devo stare su YouTube? Anche così, tanto per no, perché questi contenuti mi divertono, però make up, cura della persona, altri tipi di video tipo ballo e canto, queste robe qua, non che ballo chissà che cosa, però tanto per ballare con voi, tanto per, non so più cosa parlare, sì, tanto per divertirmi un po', fare intrattenimento, così, diciamoci, perché poi io non sono una professionista di che, non sono una makeup artist, no, che sarebbe una truccatrice, sì, lo sappiamo. Cos'è la truccatrice makeup artist? Non sono un'addetta alla cosmesi, però mi piace fare le mie esperienze sulla mia pelle, sulla mia pellaccia. Oppure, che ne so, non sono una estetista, però ogni tanto provo a farmi fare la ceretta a mia nonna, che poi neanche lei sa come fare. Quindi niente, alla fine vado sempre dall'estetista. Per esempio, ieri mi sono tagliata tutti i baffetti, sì, tagliata, ciao. Sì, vabbè, mi sono, vedete qui, anziché strappare contropelo, ho strappato malissimo e ecco qual è il risultato, vedete? Dite, ma perché non vai dall'estetista? Almeno così non combino questi guai, che combini sempre, ed è vero, avete ragione. Quindi, ebbene, che vado dall'estetista, perché non si sa mai. Aspettate un attimo, che voglio controllare una cosa. 30 secondi, un attimo solo. Niente, allora, volevo controllare fin dove è rimasto il video di Sara Trecate, perché non è tanto lungo, ma non è manco tanto corto. 13 minuti di video e passa, e va bene. Buon per te, Sara Trecate, molto simpatica comunque, la trovo molto, molto too much, molto simpatica. Too much non so cosa vuol dire, però vabbè, ci siamo capiti, molto alla mano, molto brava, molto competente anche. Non volevo dire too much, perché too much non so cosa vuol dire, lasciamo stare. Io a volte straparlo quando parlo, non so neanche io perché cavolo dico fesserie, però è la verità. Non volevo dire too much non ci azzecca questa stupidata che ho detto. Però raga, viene da dire che è brava e ha la mano, e l'ho già detto. Mi viene da dire che è simpatica e ci sa fare con le persone. Non è da tutti, ma a me piace come persona, Sara Trecate. Anche il modo di dire, mettete like, invitatevi all'azione, mettere Thumbs up, cioè thumbs up del ciclio, che c'entra? Vabbè, succedono un sacco di stupidate, però è la verità. Mettete, iscrivetevi, queste robe qua, insomma, fa un sacco di suggerimentini per far sì che la gente si iscriva ai canali degli altri o al canale tuo, così via, discorrendo. Adesso sta facendo queste cose, vabbè, non sto qua a dirvi tutto, però
sta dicendo che di fare l'ottimizzazione per comprendere miniatura, titolo, descrizione, tag, hashtag, schede, vabbè, insomma, con tutte queste robine qua. Per far sì che i vostri video valgano meglio, il vostro canale vada a gonfie vele, tutto là. Nulla. Allora, io spero che per un po' questa cosa mi guarisca perché non ne posso più, ti c'è da morire. Tira la pelle, proprio tira. E niente, ragazze, io adesso sono già arrivata a 10 minuti, quasi 11 minuti che registro e noi, non lo so, aspetta un secondo. E noi ci si becca al prossimo video. Quindi, appunto, come dicono altri youtuber, me lo faccio anche io. Se questo video vi è piaciuto, mettete un bel like di supporto, un commento e attivate la campanella. Qualora voi decidiate di iscrivervi al mio canale YouTube. Iscrivervi. Ciao. A presto. Ciao. Seguitemi su YouTube, come sempre fate voi. Su Instagram, TikTok. Te l'ho detto bene? Sì. TikTok e Instagram. Ciao, a presto, un bacione.